Innanzitutto il ringraziamento va al Ministro Tremonti che ha accettato di aprire questo nostro anno accademico e dico subito che l'invito non è soltanto all'importante Ministro di questo Governo, Ministro dell'Economia e delle Finanze, ma direi è anche alla persona che sta da un certo tempo riflettendo sul modo in cui si situa la nostra società e in cui i problemi perciò economici si collegano e si articolano con i problemi sociali e umani, e in questo inevitabilmente viene il collegamento col problema formativo delle nuove generazioni. Noi siamo convinti che non si esce da una situazione difficile, qual è certamente quella che viviamo, se non con un grande sforzo congiunto che crei una sinergia fra il mondo politico, il mondo dell'impresa e economico in senso lato e il mondo della scuola. Il mondo della scuola inteso come attenzione alle nuove generazioni, sia dal punto di vista formativo e perciò il problema scolastico specifico, ringrazio i rettori e i prorettori che sono qui presenti a testimoniare la vicinanza dell'università al nostro collegio. Però in senso lato l'aspetto formativo va anche al di là dell'aspetto strettamente scolastico. Un secondo ringraziamento desidero fare al Presidente Podestà, al Presidente della Provincia, che con la sua presenza testimonia di questa vicinanza anche delle istituzioni a delle realtà che sono relativamente piccole numericamente, qual è la nostra, direi, ma altamente invece significative dal punto di vista qualitativo. Dicevamo prima dell'incontro che purtroppo siamo abituati a vedere, mettere in evidenza le molte cose che non vanno nel nostro contesto sociale, però non vengono messe in adeguata evidenza anche le cose positive che ci sono e che sono molto importanti, fra le quali io annovero certamente il Collegio di Milano. Terzo ringraziamento ancora, e chiedo scusa se poi non li allargo a tutte le persone nominativamente, ma poi le associo, al Presidente Scognamiglio, il Professor Scognamiglio, che non solo è un grande amico del Collegio e ha contribuito in modo determinante come Presidente dell'Aspen alla nascita del Collegio stesso, ma ne ha sempre seguito le attività con grande attenzione e partecipazione, per cui considero la sua presenza una presenza anche di amicizia oltre che di adesione. Sottolineo, perché credo che per gli studenti sia molto importante, che il Ministro Tremonti è a modo attuale Presidente anche di Aspen, qui c'è una continuità con questo fatto. Il Collegio è nato nella sua iniziativa, nel suo momento di riflessione iniziale in Aspen e di conseguenza per iniziativa di Aspen, e di conseguenza mi sembra importante che sia sottolineato anche questo. Ecco, io non intendo dire altre cose, solo indico la successione del nostro programma di questa mattina con questa forte sottolineatura. Oggi noi siamo al sesto anno di vita piena del Collegio, poi il Collegio ha avuto un momento iniziale in cui è stato messo a punto eccetera, ma in cui non aveva vissuto in termini, per cui possiamo parlare di un sesto anno, ed è il quarto anno in cui celebriamo l'inaugurazione dell'anno accademico e distribuiamo i diplomi agli studenti che in qualche modo hanno concluso. Dico in qualche modo perché, come spiegavo prima, il Presidente della Provincia, accade da noi che gli studenti alcuni fanno la prima parte dell'università e poi vanno a fare il biennio da un'altra parte, e alcuni arrivano per fare il biennio invece qui, altri restano per il dottorato, cioè c'è una articolazione, direi, di presenze che fanno sì che c'è costantemente un movimento di persone che entrano e che escono. Noi oggi daremo il diploma a circa 30 dei nostri studenti, c'è un certo numero non presente perché è all'estero in questo fatto, però questo dà ormai la testimonianza di come il problema sia diventato importante, sono ormai molte centinaia gli studenti di grande eccellenza che sono passati attraverso noi. Allora, esaurito il problema, un ringraziamento anche al Presidente del Consiglio Comunale, che non so se è presente, ha annunciato la sua presenza, e
E invece do la parola al Presidente della Provincia Podestà perché ci dia un suo, diciamo, saluto. È la prima volta in cui credo che lei viene al Collegio, per cui è anche un benvenuto in questa. È anche la prima volta che sono Presidente della Provincia dopo 15 anni di Parlamento europeo, quindi è un piacere essere qui con voi, tra l'altro in mezzo a tanti giovani, che rappresentate una, credo di avere la voce sufficientemente, si sente, no? Quindi, sì, sì. Rappresentate davvero una punta di lancia del sistema nazionale di alta istruzione ed è un esempio che vorremmo che si diffondesse, vorremmo sostenere. Siete molto proiettati sull'internazionalizzazione, avete creato un ambiente che punta su una visione tipica dei college anglosassoni e credo che sia un incontro tra talenti e professori, se volete un incontro tra eccellenze, questo è il senso, io ritengo, di ciò che è stato fatto qui, fondandosi su quella parola che tante volte sentiamo e che vorremmo vedere concretamente applicata più spesso, che è la parola merito. Questo in un paese che vive un po' un dramma di scarsa mobilità sociale ed è qualcosa che anche il ministro Gelmini chiama la possibilità di avere un ascensore del sapere, un'infrastruttura del sapere che consenta quindi la promozione di giovani al di là delle proprie condizioni di partenza, fatto credo essenziale in termini di civiltà nella nostra società. Bene, credo davvero che siate uno degli esempi che il Paese dovrebbe avere la lungimiranza di mettere a sistema. E siccome tra noi milanesi, io adesso sono diventato pavese, signor Ministro, per la verità, però milanesi da sempre, si usa anche concreti, vorrei rassicurare il Presidente Lombardi e il Direttore Generale Blanco che anche se vi sono state delle inadempienze economiche da parte della provincia in un recente passato, abbiamo intenzione di colmare e quindi abbiamo preso degli impegni come istituzione un anno fa, non mi sembra che invece li abbiamo onorati, li onoreremo. È anche un modo per adempiere a un impegno preso e che ha il significato proprio di investire sull'eccellenza. Non vogliamo però essere solo